Il testo del problema chiedeva di disegnare il grafico della DDP tra i poli A e B in funzione del tempo, dopo aver collegato la resistenza R, poi analizzare il moto della barretta e fare l'analisi energetica. A causa della forza magnetica di Faraday abbiamo visto che la barretta frena nel suo moto oscillante e quindi alla fine, in funzione del tempo, descriverà oscillazioni di ampiezza sempre più piccola. Il periodo praticamente non cambia, in realtà si può dimostrare rigorosamente che un po' varia, ma comunque quello che ci interessa è che si smorza l'ampiezza delle oscillazioni e dopo un po' la barretta non oscilla più. Di conseguenza anche la FEM indotta, che era proporzionale alla velocità della barretta, si riduce e quindi si riduce anche la differenza di potenziale ai capi della resistenza. Quindi questa DDP oscillante non manterrà più la stessa ampiezza, ma descriverà oscillazioni smorzate, così come anche il moto della barretta stessa. Questa forza magnetica frenante ci può essere soltanto nel caso in cui scorra la corrente nella barretta, quindi soltanto quando tra i poli A e B è stata inserita la resistenza. È questa forza magnetica che, comportandosi come una specie di attrito viscoso proporzionale alla velocità, causa lo smorzamento delle oscillazioni armoniche e anche della forza elettromotrice alternata indotta, che non riuscirà ad alimentare all'infinito il carico R.